Ciao a tutti e benvenuti in questo video assolutamente non programmato. Ho deciso di preparare una torta salata, svuota frigo come al mio solito, e che è caratterizzata da un colore. Non è rosso stavolta, anche se è il mio preferito, ma dal giallo. Infatti ho questi pomodorini e più o meno un peperone e mezzo. E io ho deciso di metterli all'interno della torta e vi faccio vedere come. Inizierò ovviamente dal pulire e dal tagliare le verdure a tocchetti e poi aggiungerò anche del formaggio. Nel mio caso ho questo pezzo di tuma, un formaggio tipico siciliano, e anche del grana grattugiato. E poi ovviamente metterò anche delle uova. E la panna. Dimenticavo, ho già acceso il forno, così che quando tutto sarà pronto potrò direttamente infornare la torta e cuocerla. Ho tagliato il pomodoro a tocchetti, più o meno 4 pezzi per pomodorino, e adesso vado a condirlo con un po' di sale e metto anche un filo d'olio e do una mescolata. Ho tagliato anche il peperone a tocchetti, lo vado a salare, metto anche un po' d'olio. Adesso metto nella ciotola due uova, un pizzico di sale, un po' di pepe e vado a sbattere con la frusta. Aggiungo anche la panna. E vado a mescolare. Aggiungo adesso gli altri ingredienti: peperoni, il pomodoro che ho fatto sgocciolare, il formaggio a tocchetti e vado a mescolare. Ho srotolato la pasta sfoglia, l'ho messa all'interno della teglia e vado a versare il composto all'interno. Dopo aver livellato, vado a mettere un po' di grana in superficie e richiudo i bordi della torta all'interno. Perfetto, ho ritagliato gli eccessi di carta forno e adesso cuociamo per 20 minuti a 200 gradi. Eccomi qua per mangiare, assaggiare la torta in giallo, appena sfornata. L'ho lasciata raffreddare una ventina di minuti. Ho decorato con dell'erba cipollina secca e adesso posso assaggiare. Buona. Molto delicata, nonostante la presenza dei peperoni. Ci sono i pomodorini gialli che addolciscono tanto questo piatto. Davvero buona. Ideale anche come piatto unico. Infatti ho calcolato questa torta per 4 persone, più o meno, quindi ho ricavato 4 porzioni. E ogni porzione ha 365 calorie. Vi lascio qui l'elenco completo dei valori nutrizionali, così se al solito se volete dare un'occhiata potete stoppare e leggerli tranquillamente. Per quanto riguarda i costi, invece, per preparare questa torta ho speso 3,60 euro. Vi lascio qua l'elenco completo della mia spesa. Ovviamente vi ricordo sempre che dipende sempre da supermercato a supermercato, quindi voi potreste spendere di più come potreste spendere di meno.
Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascerò la ricetta completa giù nell'info box. Se volete restare connessi con me, con le mie nuove ricette, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video vi arriverà la notifica. Vi mando un bacio e vi saluto. Ci vediamo presto in un altro video. Ciao!